Queste persone vivono una vita ai margini della società. Tutto questo ha creato nei nostri soci autostima. Dimentichiamo completamente quello di cui loro non sono capaci. Dulcis in Fundo è un progetto della cooperativa Davar, nata nella parrocchia San Nicola, la chiesa di Don Peppe Diana, il parroco ammazzato dalla camorra 24 anni fa. C'erano dei bisogni fra le persone con difficoltà nella nostra parrocchia di inserirsi nella società, persone in difficoltà, persone un poco ai margini della società. Io sono mamma di Ruggero, un ragazzo down di 33 anni. Ho vissuto sulla mia pelle l'umiliazione che può provare un disabile adulto quando pensa di entrare nel mondo del lavoro. Ed ecco che è scattata la molla, proprio la voglia di creare qualcosa di concreto, non solo per lui, ma per tante altre persone nelle stesse condizioni. Prima mi svegliavo tardi e invece adesso mi sveglio tutti i giorni, mi faccio accompagnare, a volte vengo anche da sola in macchina, sto con loro fino a mezzogiorno, alla mezza e a volte vengo anche di pomeriggio, cose, tutte cose impensabili per me. Invece le sto realizzando giorno dopo giorno. Fin quando non scendi in campo e non ti metti con le mani in pasta, no? Come si suol dire, non lo sai che cos'è che sai fare e cos'è che non sai fare. Quindi questo permette a loro di crescere, di apprezzare quali sono le loro qualità e quindi c'è un immediato miglioramento del tono dell'umore, quindi si vede che loro insomma sono più sereni. Invece a cioccolateria ho vissuto tantissime emozioni. Tutte le mattine vengo qui nella cioccolateria a lavorare. Per me il lavoro viene prima di tutto e la mia famiglia è orgogliosa di me. Per un disabile avere la possibilità di entrare a far parte di un gruppo di lavoro o quantomeno di avere una routine stabile, no? Come raccontavano prima i ragazzi, la mattina svegliarsi, recarsi al lavoro, fare anche piccole cose ma che consentono loro di avere un minimo di autonomia e autonomia sappiamo che significa libertà, no? Consente a loro di migliorare l'autostima, di rafforzare quelle che sono le loro risorse, quindi lavorare su quelle che sono le loro abilità. In questo modo loro si soffermano maggiormente su quello che sanno fare e non su quello che non riescono a fare. I nostri lavoratori magari hanno vissuto una vita ai margini della società, ma alla fine anche per loro ci può essere qualcosa di dolce. E il sottotitolo è la sindrome del cioccolato. La parola sindrome era una cosa mia, io la sentivo come mia perché mio figlio ha la sindrome di Down. E sindrome è intesa sempre come una cosa negativa e invece noi l'abbiamo voluta trasformare in una cosa positiva. All your hopes and dreams that you feel are real. You're never turning back. You're in the big time. You left a small town to be this big city. Your feet are on the ground. You're in the big time. Avevamo bisogno di spazi protetti, di spazi adatti a loro e allora abbiamo chiesto un bene confiscato in affidamento che ci è stato affidato nel 2011. Noi abbiamo creato un centro di abilitazione al lavoro. È un posto dove vengono rispettati gli spazi dei nostri lavoratori, dove vengono rispettati i tempi dei nostri lavoratori, ma soprattutto dove si respira aria di casa.
mi sento parte integrante perché sono delle persone carinissime, disponibili, e sono delle persone eccezionali, persone per bene. Ognuno di loro ha una disabilità diversa e metterli insieme nello stesso posto di lavoro e fare in modo che ognuno dà la mano all'altro, ognuno compensa l'altro, questa è una grande ricchezza per noi, la loro diversità è una grande ricchezza. Lavoriamo in gruppo, quindi anche questo è bello, no? Che partecipiamo quando facciamo delle cose, partecipiamo tutti insieme. Anche questo lavoro di gruppo è molto bello, non ti senti da sola, ecco, non ti senti da sola. E adesso mi sento realizzata e realizzata nel mondo del lavoro, veramente sono realizzata nel mondo del lavoro e anche perché è cresciuta la mia autostima, anche questo è importante. Sin dall'inizio ci siamo posti questo obiettivo, cioè solitamente si crea un'attività con un target, no? Ad esempio solo ragazzi con sindrome di Down, solo, non lo so, altri ragazzi autistici. Invece in questo caso noi abbiamo voluto sfruttare la risorsa e l'abilità di ognuno e ricavarne il meglio, insomma. Noi vediamo attraverso gli occhi delle persone che vengono da noi e vengono veramente scuole, gruppi a visitarci, attraverso i loro occhi noi abbiamo capito di essere anche bellissimi e bravissimi. Questo, ecco, noi inconsapevolmente abbiamo messo su questa attività che adesso sta diventando una cosa seria. Eravamo inesperti, però almeno delle cose le sapevamo. Non volevamo un maestro cioccolataio nella nostra cioccolateria. Un professionista non avrebbe rispettato i tempi dei nostri lavoratori. Quindi lui sarebbe andato avanti con un ritmo di lavoro veloce e i nostri lavoratori, come sempre, sarebbero rimasti indietro. Volevamo soprattutto una cosa, volevamo lavorare cioccolato buono. E infatti noi lavoriamo solo cioccolato puro e non surrogato. Questo perché ci dicevamo, magari non saremo bellissimi, non saremo bravissimi, ma le persone che vengono da noi almeno mangiano cioccolato buono. Per Pasqua ci hanno regalato l'uovo e io l'ho fatto assaggiare a tutti, perché tutti sanno di questa, cioè di questa iniziativa, no? A cui sto partecipando. E allora la faccio assaggiare la cioccolata, perché sono tutti coinvolti, i miei parenti, i miei amici. Allora è giusto che la assaggino pure. Il cioccolato nostro è ottimo, noi siamo fieri della cioccolata che lavoriamo e vogliamo rimanere così. Magari qualcuno ci ha detto anche, adesso avete fatto vedere che cosa siete capaci di fare, adesso vogliamo abbassare la qualità anche per una questione economica. Noi siamo una Ollus, qua non si deve arricchire nessuno, noi rimarremo così. Riesco a venire da sola in cioccolateria, ma perché riesco a venire qua da sola? Perché non ci sono barriere architettoniche, non c'è niente, con la carrozzina non trovo nessun ostacolo. E così, questa cosa qua è una ricompensa non soltanto per me stessa, ma anche per i miei genitori, per papà e per mamma che hanno fatto tanti sacrifici. Noi solitamente ci dimentichiamo il pezzo fondamentale che è proprio la famiglia. Nel momento in cui il disabile termina il percorso scolastico e deve essere poi inserito nel mondo del lavoro, c'è anche una resistenza da parte dei familiari. Il genitore ha difficoltà poi a staccarsi anche dal ragazzo disabile perché sente quella necessità poi di doverlo proteggere. Questa attività non solo porta benessere ai ragazzi, ma porta benessere anche alle famiglie. Non abbiamo ancora raggiunto l'obiettivo che ci eravamo prefissati. I nostri canali di vendita sono prettamente cooperative, associazioni, pochi privati. Noi abbiamo bisogno di canali fissi,
vogliamo essere veramente una bella fabbrichetta che fa cioccolato e lavora dignitosamente, quindi ecco, dare ai nostri lavoratori la dignità che gli spetta e non è stata mai data. Da noi vengono persone e acquistano il nostro cioccolato perché noi siamo una cooperativa sociale, quindi una onlus, perché lavoriamo in un bene confiscato, perché facciamo inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Poi ritornano e dicono: noi siamo venuti a comprare il cioccolato perché il vostro cioccolato è buono ed è proprio questo che noi vogliamo. Dolcis in fondo è una storia possibile perché tutte le cose che si fanno con passione, con determinazione, la determinazione che abbiamo avuto noi, diventano possibili.